Salve a tutti ragazzi e bentornati in una nuovissima avventura con me Matteo Studio. Oggi parleremo di Loki 2 e Deadpool 3 insieme, perché c'è una notizia bomba. Tutto dopo la sigla. Ebbene sì ragazzi, è giunto a me qualche giorno fa un articolo che diceva che proprio così Loki sarà collegato a Deadpool 3. E io lì subito scioccato dico: come sarà, com'è possibile? Vado ad aprirlo e ragazzi, trovo il mondo. Il nuovo trailer di Loki 2 delinea uno scenario tutt'altro che facile, considerando tutte le alternazioni spaziali e temporali, ma queste ultime sembrano estendersi anche al Marvel Cinematic Universe. La serie sarà sul dio dell'inganno, infatti potrebbe essere collegata con Deadpool 3 in arrivo il prossimo 3 maggio 2024. Ormai non si sa se ancora 2024, potrebbe essere rimandata anche a giugno, luglio, agosto, quello che è, ma sappiamo che le riprese stanno continuando per quanto riguarda questo film, questa pellicola. Io sono veramente veramente contento che questo film si farà, perché non vedevo l'ora, sono curiosissimo, voglio vedere Deadpool e Wolverine, voglio vedere Deadpool e Wolverine insieme combattere, Wolverine col costume e quindi tutto il resto. Le voci in particolare si concentrano intorno alla TVA e a Mobius, e quindi si sa che l'abbiamo visto nella prima puntata. L'affidabilità di informazioni simile non è ancora appurata, ed è proprio per questo che diventerà centrale il parere del produttore esclusivo Kevin White. Alla domanda se Loki sarà collegato a Deadpool 3 o qualsiasi altro prodotto MCU, questa è stata la risposta di Wright: penso che tutto ciò che stiamo realizzando porga certamente delle basi per una narrazione futura. È correttissimo, perché se in Deadpool 3 te mi fai vedere un universo che viene distrutto, e in Loki 2 mi fai vedere che la linea temporale sta esplodendo, sta succedendo un casino, sono veramente contento e sono veramente d'accordo. Continuando questo articolo per poi giungere al termine e dirvi quello che ne penso, questa è stata la risposta di Wright: penso che tutto... ah no, l'abbiamo letto, scusate. Le mie parole, che si estendono a tutti i membri del team dietro Loki, esprimono grande fiducia ed entusiasmo dall'idea di proseguire dalla storia della TVA, una sorta di multiverso alla SHIELD. Mamma mia ragazzi, veramente una cosa pazzesca, un multiverso veramente fuori di testa, nel quale possiamo visitare tutti i luoghi possibili e immaginabili, oltre che ovviamente raccontare un'infinità di storie interessanti. Spero sia così, perché questa fase 5 con Loki e Deadpool mi gasa tantissimo, tantissimo, ma tanto, tanto, tanto. Continuando. In un'intervista precedente, invece, un commento il ruolo di Loki in rapporto alla trasformazione dell'MCU in un certo senso rappresenta la linea di passaggio, ha continuato il produttore esclusivo. Ricordo che Michael Wardon e io parlavamo molto riguardo la prima stagione. Gran parte delle prime due, tra le fasi Marvel, risalgono a Loki e alle scelte che ha compiuto. Infatti, anche l'arrivo di Thanos sulla Terra è una ramificazione di Loki, il quale prende le distanze degli Avengers. Effettivamente, Thanos arriva sulla Terra grazie a una ramificazione che ha fatto Loki. Poi lì è un po' un problema, perché il passato e il futuro è tutto cambiato, hanno creato un sacco di cose, ma io sono veramente 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 in hype per questa serie. La prima puntata, ragazzi, vi ho detto, mi aspettavo di peggio, ma mi aspettavo pure un po' meglio, ma soprattutto mi aspettavo di peggio. È stata molto molto bella, tutto quanto collegato alla perfezione, veramente una bella serie, continua a essere la migliore dell'MCU, solo che tocca vedere le prossime puntate. Perciò ragazzi, che ne penso di questo articolo che ho appena letto? Beh, che sono rimasto scioccato dalle affermazioni che hanno fatto. Scioccato, era
era più che scioccato, sono rimasto sorpreso dalle affermazioni che hanno fatto, perché io ero abbastanza sicuro che tutto era collegato, ma ero molto in, diciamo, contrasto con alcune idee, tipo Deadpool come fare ad essere collegato a Loki, e invece i Marvel Studios affermano il contrario. Perciò ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se siete arrivati fino a qui vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un bel like se non l'aveste ancora, se non l'aveste ancora fatto. Vi chiedo anche di, se vi va, commentare con quello il quale che ne pensate di questo video, con cosa ne pensate di questo video. E niente, noi ci possiamo vedere in un prossimo episodio con una reaction o con un'altra leak. Ci vediamo venerdì con Loki 2, la reaction della seconda puntata. E niente, ci salutiamo. Bye bye guys.